Ciao da Dove al Sud, oggi prepariamo gli struffoli con Daniele e Daniela. Buonissimi, e scriveteci nei commenti di dove siete e se da voi si usa farli. E cominciamo a vedere gli ingredienti, vai Daniela! Allora, ci serviranno 400 g di farina 00, 4 uova, 3 intere e un tuorlo, 40 g di zucchero semolato, 50 g di burro, 2 cucchiai di liquore all'anice, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un'arancia. Per decorare invece ci serviranno 200 g di miele, 30 g di cedro candito, 30 g di arancia candita, ciliegie candite, codette e confettini argentati. Ecco, c'è lei! Ed eccola qui, la nostra mascotte, la pecorella di Dove al Sud, che vi ricorda di mettere mi piace a questo video e condividerlo! Versare la farina sulla spianatoia, disporre a fontana, aggiungere lo zucchero, la buccia grattugiata di un'arancia. Che profumo questa arancia! Si sente, sì. Unire le 3 uova intere. Un tuorlo d'uovo, un pizzico di sale, 2 cucchiai di liquore all'anice. Eventualmente si può sostituire con il vino bianco o un altro liquore che vi piace. Il burro fuso, e il passare. La nostra pecorella sta imparando come si impasta. Eccola. L'impasto non si attacca più alle mani e quindi è pronto. E lo mettiamo a riposare per mezz'ora in un canovaccio pulito. Togliere l'impasto dal canovaccio. Tagliare una parte e stenderla. Dobbiamo formare una striscia dello spessore di circa un centimetro. Ecco la prima striscia che dobbiamo tagliare a dadini di un centimetro, così faremo tante belle bevute. Vediamo da vicino. Così, eccolo. Mettiamo le dritte. Produzione struffoli intensificata. Che belli. Ecco le nostre pepite. Stiamo facendo scaldare l'olio di semi per friggere e abbiamo preparato un piatto con la carta assorbente. Mettiamo gli struffoli sulla sfumatola e poi li buttiamo nell'olio per friggerli. Eccoli. Li giriamo continuamente. Che belli che sono! Quando sono belli dorati, li togliamo dall'olio e li mangiamo. Ah no, ancora no. Ah, ok. Li scoliamo e li mettiamo sul piatto. Ecco tutte le nostre pepite, aspettiamo che... Daniela! Assaggio, sì. No, ancora no! È mai bollente? No. Mettere il miele in un tegame e farlo sciogliere. Il miele è ben sciolto. Versare le pepite. Mescolare gli struffoli per farli ricoprire bene con il miele. Guardate che belli tutti luccicanti. Che belli che sono! Li spostiamo dalla fiamma e ci aggiungiamo il cedro candito, l'arancia candita
e continuiamo a mescolare. Devono essere buonissimi. Dobbiamo dare la forma a corona. Mettiamo un bicchiere al centro di un piatto e con l'aiuto di un cucchiaio mettiamo i nostri struffoli intorno al bicchiere. Quindi un po' alla volta. Sì, piano piano. Ecco così. Ah, ma che bella, sta prendendo forma. Compattare con il cucchiaio per dare meglio la forma. Quando si sono raffreddati e solidificati, togliere il bicchiere. Oh, si toglie? Aspetta, aspetta che mi scivola, che c'entra il miele. Ecco qui, la nostra corona. Adesso dobbiamo decorare gli struffoli, quindi codette colorate, sono bellissime queste. I confettini argentati. E per finire le ciliegie candite. Queste le posizioniamo dove ci piace. E E sono sono pronti! pronti! Ecco i nostri Guardate che struffoli! E belli. che profumo! E adesso la prova assaggio. Ma Miam! tu già l'hai assaggiato? Sì! Daniela, mi devi È aspettare, devi aspettare che lo mangiamo buonissimo! insieme. Buono, Buonissimi gli struffoli. Ecco buono, buono! È vero, sono ottimi! qui si sentono gli zuccherini. Buono, i canditi. Che poi a me piace mangiarli così. Anche a me. E qui termina il nostro video. Ciao da Donald Sud! Ciao da Daniele e Daniela. Grazie per il mi piace E e condivideteci! condivideteci. Ciao! Ciao. Sono talmente buoni che adesso la nostra pecorella se li mangia tutti quanti! Eh no. Lo sapevo!